località Cantariello, zona di confine tra i comuni di Afragola e Casoria. Da più di un anno, il sito di stoccaggio, lasciato in stato di abbandono e posto sotto sequestro giudiziario, brucia e rilascia fumi 24 ore al giorno. La situazione è diventata insostenibile per i cittadini della zona e per le vicine attività commerciali. Per anni le istituzioni sono state bloccate dal marasma burocratico e dalla connivenza tra malavita e politica. Sarebbe necessario dire la verità, quello che è successo 12 anni fa. Il signor Giosuè De Rosa, sindaco di questa città, chiamato da Antonio Bassolino per rinnovare il suo mandato, chiamò tutti i sindaci nella prima emergenza rifiuti e decise di fare un'ordinanza e firmò questa ordinanza per fare questa discarica a Cantariello, senza che l'ARPAC regionale avesse dato delle valutazioni ambientali e né tantomeno si fosse preparata quell'area con una vasca per i liquami, tutte queste belle cose qua. E i sindaci hanno firmato? I sindaci firmò il sindaco De Rosa, dopo successe che il sindaco De Rosa disse, praticamente è plausibile la sua omertà su questa cosa, che disse che quella firma non era sua, addirittura disse che la firma dell'ordinanza era apocrifa. È successo uno scandalo, all'epoca io ero consigliere comunale di Rifondazione Comunista e mi ricordo che lo denunciamo alla Procura della Repubblica per questo scempio che fece sul territorio di Casoria. E da tanti anni questa situazione, che già c'era un problema a monte, che quell'area era l'area dell'EPM, un certo esposito vicino ai clan Moccia di Afragola, di cui la gestione prima del sindaco De Rosa era un certo Grazioso Casillo, che addirittura diedero l'appalto a questa azienda per prendere i rifiuti, diciamo differenziati tra virgolette, perché la differenziata è nata soltanto oggi, e portarli e smaltirli. Questo fa capire un pochettino che cos'è l'intreccio malavitoso politico che da anni si è perpetrato contro la comunità a nord di Napoli, Casoria di Afragola. E questo anche la connivenza dei sindaci di Afragola, perché quando noi diciamo che Bassolino, rispetto alla questione del suo grande fallimento, diciamo sulla questione dei rifiuti, che inizia da lontano la questione dell'emergenza, quando chiamò i sindaci a firmare, era proprio un fatto tecnico e, per cercare... cosa? Non burocratico, era un fatto che, di apparenza, che disse i sindaci a nord di Napoli, visto che c'erano le regionali come consultazioni, di far sparire la monnezza tra le strade. Sappiamo tutti quanti che questo problema è sorto con l'emergenza rifiuti di fine 2000, inizio 2001, allora quando c'era una grandissima fame di aree dove poter almeno temporaneamente stoccare i rifiuti. Quella era l'unica area attrezzata, diciamo, della zona e comunque nel territorio di Casoria, e fu emessa un'ordinanza sindacale per lo stoccaggio provvisorio. In quelle stesse ore i comuni limitrofi, diciamo il comune della regione Campania, venuti a conoscenza che qui a Casoria c'era uno spazio, hanno provveduto nell'arco di una notte a saturarlo con migliaia di tonnellate. Il commissariato emergenza rifiuti, con un'ordinanza sempre inizio 2001, ha preso in carica e in custodia quell'area. E da allora c'è stato uno scarico, un palleggio di responsabilità su chi dovesse essere il custode e quindi anche il responsabile per lo smaltimento, il trasferimento altrove di questi rifiuti. Quindi, dopo quasi 12 anni di rimpalli di responsabilità tra le varie istituzioni, sono stati i cittadini a prendere in pugno la situazione, riunendosi in comitati di quartiere ed associazioni, che hanno cominciato a sensibilizzare la popolazione sulla questione ed a raccogliere firme all'interno dei quartieri più vicini al sito. È stata poi l'azione del Comitato No Discariche dei Comuni a Nord di Napoli a riunire e mettere in rete tutte le piccole realtà territoriali ed a sollecitare le istituzioni affinché venissero immediatamente intraprese azioni mirate alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. Quasi 500 persone hanno partecipato oggi con grande trasporto in questa protesta che è necessaria, perché qui la situazione ormai tra Casoria e Afragola è diventata insostenibile. Abbiamo raccolto centinaia di firme, porteremo la petizione popolare alla Regione Campania, alla Commissione delle Bonifiche, perché lo scopo principale è avere un'immediata bonifica del sito di stoccaggio della Cantariello, perché ormai è davanti agli occhi di tutti la devastazione ambientale che c'è lì da 10 anni, con uno scaricabarile incredibile tra consorzio di bacino, commissariato di governo, istituzioni locali. Non si riesce a capire chi deve bonificare quel sito. Ci sono le spalle, non si capisce niente di più. Ma che cosa? Le
malati che stanno con me. Mori? L'asma, non ci dice che c'è. E dove abita? Abita a Fargo. E ci case, già stanno. Che zona? Come si chiama? Collocamento Galvanese numero 6. Adesso siamo arrivati al momento in cui è evidente, con i fumi velenosi che vengono spigionati dalla terra, è diventato evidente il disastro tutto sulle spalle della salute dei cittadini. Quindi la bonifica di quel sito è diventata necessaria, lo deve capire la regione. Vogliamo che la regione destini i fondi del CIPE che sono stati sbloccati per le bonifiche e con priorità assoluta al primo posto metta il sito di Casoria della Cantariella. Ho fatto una telefonata all'assessorato romano, perché questa mattina i comitati si preoccupavano, cioè, se dobbiamo pagare il termovalorizzatore probabilmente non avremo i soldi per la bonifica. Mi hanno rassicurato, però certamente col Presidente vedremo dopo, che i soldi per l'acquisto del termovalorizzatore non saranno presi certamente dai soldi che lo faranno. Casoria, al di là di una questione di confini territoriale, perché comunque la discarica ricade sul territorio di Casoria, e ovviamente per una questione di salute della cittadinanza, perché questo è un problema che al di là dei limiti di confine riguarda i cittadini di Casoria, come quelli di Casavatore, di Afragola, di Casalnuovo, tutti coloro i quali sono comuni limitrofi. Ma cosa può fare il comune adesso? Il comune, assieme alle associazioni, può fare molto e può fare tanto, nel senso che c'è la necessità di interessare i livelli sovracomunali, perché questo è un problema che è ricaduto sul nostro comune, ha una storia antichissima come molti sanno, e il comune deve fare tutte le azioni che servono a sollecitare gli organismi competenti, province e regione, per fare in modo che questo terreno sia bonificato. La manifestazione organizzata dal Comitato No Discariche dei Comuni a Nord di Napoli il 13 maggio è stata l'occasione per costituire un presidio permanente per la bonifica del sito ed ha rappresentato inoltre il primo momento di contatto tra i cittadini e le istituzioni. Una delle cose che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo è stata proprio una denuncia contro ignoti proprio sulla zona del Cantariello. È una denuncia fatta dal nostro comitato di quartiere Castagna al sindaco del comune di Casoria, al prefetto di Napoli, al comandante dei vigili urbani del comune di Casoria, al comandante della stazione dei carabinieri di Casoria, su due argomenti principali. Uno, i roghi che si sprigionano da questa zona, che sono frutto di incendi che vengono effettuate la sera, la notte, pensiamo dal campo Rom, e l'altro è la zona Cantariello, i fumi che si sprigionano invece da questa discarica a cielo aperto, che doveva essere un sito transitorio, ma che transitorio non lo è più, visto che insiste sul nostro territorio da circa 12 anni. Visto e considerato che ho un nipotino dell'età di 2 anni, è un soggetto già allergico, mi sono stufato e di mia iniziativa, aiutato da pochissime persone, ho iniziato a stampare volantini su una raccolta firme con una piccola petizione, cercando di sensibilizzare la gente che abita qui nella zona Cantariello, tra anche le scuole del liceo scientifico Brunelleschi, la scuola media Rocco, la scuola elementare dei Marconi. I nostri timori sono conoscere soprattutto che tipi di materiali vengono bruciati. Soprattutto che cosa respirate per 7-8 ore al giorno, anche di più, perché voi lavorate anche più. Noi lavoriamo 8 ore al giorno, ma ci tratteniamo per la pausa pranzo che dura 2 ore, quindi facciamo un turno abbastanza ampio, di circa 10 ore di lavoro, pausa compresa, quindi siamo veramente in forte ansia. Proprio per questo, insieme a Giuseppe, il mio collega, abbiamo cercato di fare qualcosa, visto che nessuno riesce a muoversi, in collaborazione con il Comitato Castagna, il presidio fisso Cantariello, abbiamo contattato l'università per degli studi un po' più specifici. A parte l'odore, che potrebbe essere anche sgradevole, ma non è un problema, il discorso è sapere qual è il nemico da combattere. Se non sai il nemico da combattere, non sai come puoi combatterlo assolutamente. Quindi verranno fatti dei campioni per un mese, per circa un mese, dove verranno studiati anche eventuali venti, temperature, roba. Quindi uno studio un po' più approfondito, e dopodiché verranno fatti esaminare, e quindi sapremo almeno di cosa si tratta. È stata dura, perché molta gente non voleva firmare, pur
capendo la problematica, ma non voleva firmare per paura di chissà cosa volevo fargli firmare, pur facendogli leggere cosa firmava. Una battaglia alla quale in questi ultimi giorni si sono uniti anche i rappresentanti dei lavoratori del centro commerciale Leroy Merlin e dell'AIAS di Afragola con il suo direttore Ciro Salzano. Questa è una struttura accreditata col Servizio Sanitario Regionale per prestazioni di riabilitazione e presso questa struttura afferiscono soggetti con patologie più disparate, diversamente abili. È dal 2003-2004 che viviamo questa condizione particolare, in quanto stando alla periferia del territorio afragolese è sempre stato un posto dove i cittadini buttavano l'immondizia. L'albero è seccato da sotto e vedete che adesso è aggredito dalle termiti, dalle tarne, che si può notare, infatti faccio vedere. Il comune di Casoria, prima istituzione a rispondere all'invito dei comitati, si è impegnato a sostenere la battaglia dei suoi cittadini ed a stabilire contatti con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella questione del sito di stoccaggio del Cantariello. Oggi il problema c'è, va affrontato, non volendo fare nessun tipo di critica, ma da ricordarvi, non sono stati solerti all'inizio, proprio il comitato non è stato soletto all'inizio, ma nasce nel 2008, sul territorio, nel paese del 2010. Allora ci stanno delegando da parte di tutti quanti. È importante che i cittadini e i comitati si facciano vivi, perché dove più c'è l'interesse delle persone lì avviene la priorità. Purtroppo è così, dove le persone dormono le continuano a far dormire. Chiaramente il presidente Amato ha preso un impegno e io sarò lì vicino a sollecitare in continuazione, perché innanzitutto questo sito va caratterizzato. Martedì 5 giugno presso la sede del comune di Casoria si è tenuto un incontro promosso dall'amministrazione che ha messo davanti allo stesso tavolo i rappresentanti della commissione bonifiche della regione Campania, dei comitati cittadini e delle istituzioni locali. Al sito di stoccaggio che sta lì e che bisogna fare il certificato certo, ci sono anche altre spazzature lungo la strada che sta sul terreno. Allora quando vai a raccogliere la spazzatura prendi pure il terreno, perché il risultato è negativo. E questo io ne sarei stato convinto anche senza questa dimostrazione, che anche l'area circostante è radioattiva e al di là delle radiazioni, del tipo di contaminazione che può avere, non avevo dubbi che fosse contaminata. La cosa gravissima è che accanto ci sono dei campi coltivati e quella roba noi ce la mangiamo. Qua bisogna fare qualcosa immediatamente, tutelando anche i coltivatori diretti. La commissione bonifiche, constatata l'estrema gravità della situazione, ha inserito il sito di stoccaggio del Cantariello in una lista di aree che necessitano di bonifica immediata. Nel chiedere gli interventi di verifica facciamo verificare pure gli ortaggi, chiediamo che si prelevino i prodotti agricoli per farli analizzare, per vedere pure la situazione. Fatto questo, insomma, se ci sono problemi si chiede la sospensione dell'attività. 13 giugno infatti il magistrato Mario Canale ha disposto il dissequestro dell'area ed ha autorizzato l'accesso da parte di ARPAC e ASL per una serie di rilievi che costituiscono il primo passo verso la caratterizzazione del sito, preludio indispensabile alle operazioni di bonifica. Per la verità Fumarolo qui è il primo che vedo sulla zona vesuviana ci sono le discariche, però effettivamente questo è un sito molto pericoloso secondo me, pure senza aver avuto i dati. Intanto la battaglia dei cittadini non si è certo fermata. Il presidio attivato presso il centro sportivo e culturale di via Berlinguer continua la sua attività con la raccolta di firme a sostegno della petizione e la prosecuzione della campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, che pian piano inizia a prendere sempre più coscienza dell'urgente bisogno di mobilitarsi a tutela della propria salute. Una battaglia sostenuta anche da uno dei massimi esperti campani in materia di inquinamento da rifiuti, il professor Franco Ortolani, ordinario di geologia dell'Università Federico II di Napoli, il quale, su invito del presidio, ha effettuato un sopralluogo il giorno 8 giugno. Quando passo qua sento la puzza, io sto a cadere là, cose, io qua puzza sempre di veleno, esce sempre fumo, e questo, e basta. Sì, fa male. A noi non ci fa male, a voi forse fa male, perché noi siamo zingari, il fumo a noi non fa male. Perché dici che a te non fa male? Perché a noi non sentiamo questo odore.
Voi non sentite questo odore? No, e voi sentite perché siete italiani.